Gormiti! Sì! Ecco il santuario! Aoki, riesci a farci intrufolare nel santuario? Posso provarci? Ci risiamo, ragazzi! State allerta, ragazzi! Non possiamo sapere quali pericoli potremmo incontrare. Già, tipo qualche vaso con dei fiori terrificanti. E affarini volanti rumorosi e coccolosi. Ehi, che simpatico, dolce! Dolce! Oh. Trek, svegliati! Ah, sì. Trek? Sì, sono sveglio! Ehi, guardate lì! È il guerriero Solark, ma se ne sta lì immobile. Vista l'accoglienza ricevuta da Palladium, direi che dovremmo essere super ultra prudenti. I nostri guanti non funzionano neanche questa volta. Solo chi ha i frammenti può usare i poteri. Ciò significa che questo bel addormentato ha il nostro destino nelle sue mani insonnolite. Secondo voi si è addormentato con gli occhi aperti? Trek! Ah, sì, sono sveglio! Attenzione! Benvenuti, stranieri! Sono Rhodium, guerriero Solark e custode dell'ordine. Se venite in pace siete i benvenuti, ma se metterete a rischio l'ordine del santuario, io non avrò alcuna pietà di voi! Per quale motivo siete qui? Noi siamo i guardiani di Gorm e stiamo raccogliendo i frammenti del cuore del titano per ristabilire le... qui... ristabilire... Dobbiamo portare i frammenti a Lord Sol, che ci attende nel Tempio dell'Eterno Equilibrio. Veramente? E avete portato con voi i frammenti? Trek, i frammenti! Sì, sì, certo! Eccoli qua, i quattro Hai osato attaccare il santuario! Aspetta, Trek, svegliati! Sì, chi è che urla? Come ci sono finito a terra? Stavi per schiacciare un Tyrilis. Ognuno di questi fiori impiega 500 anni per sbocciare. Provengono tutti dalla stessa pianta madre, l'ultima della sua specie. I placidi morchini dipendono dal loro nettare per il sostentamento. Mi dispiace tanto. Anche i piccoli morchini fanno parte dell'equilibrio di Gorm e io ho giurato di proteggerli.